Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, io per primo. E questo è uno dei primi passaggi del discorso di oggi del Premier Mario Draghi al Senato. Il governo farà le riforme ma affronterà anche l'emergenza. È nostro dovere combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei cittadini, come accade ai governi nell'immediato dopoguerra, ed abbiamo la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione attraverso la fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale in casa Draghi. A quella ricostruzione collaborarono forze politiche ideologicamente lontane se non contrapposte. Sono certo che anche a questa nuova ricostruzione nessuno farà mancare nella distinzione di ruoli e identità il proprio apporto. Questa è la nostra missione di italiani, consegnare un paese migliore e più giusto ai figli e nipoti. Il ritorno a scuola deve avvenire quindi in sicurezza. Arriva puntuale il bollettino Covid odierno in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi 294.411, oltre 20.000 in più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1. Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri. In terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno con 113 ingressi del giorno per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno e scendono a 18.274. Anche l'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio. Si certificano 1.575 nuovi positivi, di cui 135 da test antigenici rapidi e 52 sintomatici. I test del giorno sono 20.469 per un tasso di incidenza del 7,69. I deceduti sono stati 14, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti 862. Parliamo anche del report di posti letto su base regionale. 656 posti di terapia intensiva disponibili, occupati 107. Su 3.160 posti di degenza ordinaria, occupati 1.301. Come ha comunicato la Regione, prosegue anche la campagna vaccinale in Campania, che prevede progressivamente l'inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. Nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata alle adesioni anche le forze dell'ordine e le polizie municipali. L'unità di crisi della Regione Campania comunicherà le modalità di registrazione. Prosegue l'impegno della Regione finalizzato all'alta ricerca scientifica sul Covid. L'Istituto Pascale e l'Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione e che stanno portando a risultati di assoluto valore scientifico grazie alle eccellenze della Campania nel campo della ricerca medica, hanno individuato un'altra variante del Covid-19 mai individuata prima in Italia. Si tratta, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo che conferma l'importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell'adozione di misure straordinarie nazionali da parte del governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso e che rende ancor più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l'epidemia. Infatti un professionista di ritorno da un viaggio in Africa dopo il tampone è risultato positivo al Covid. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II ha individuato il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l'equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia. Sono infatti immediatamente partite tutte le procedure previste, a cominciare dal tracciamento dei contatti. Questa mutazione è stata anche trovata nelle varianti sudafricane e brasiliane. Sono allo studio eventuali risposte negative all'azione anticorpale dei vaccini.
Continuano quindi a aumentare i contagi Covid in Italia, con la Regione Campania particolarmente attenzionata dal Ministero della Salute e dall'Unità di Crisi per il numero dei nuovi positivi in costante crescita nelle ultime settimane. Proprio per questa ragione si temeva un cambio di zona da quella gialla all'arancione già nei prossimi giorni. Notizia fortunatamente scongiurata, con la colorazione che non muterà. In primis resterà stabile la ripartizione decisa dall'ormai ex governo Conte. Qualcosa però cambierà, con nuove rigide restrizioni che riguarderanno solamente le singole città, come previsto dal sistema degli alert previsto dall'unità di crisi campana. La stessa ha scelto tre indicatori per le situazioni a rischio nei singoli paesi: l'incidenza locale rispetto alla media regionale, la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla stessa media regionale e la densità abitativa. I comuni quindi saranno tenuti a verificare tali indicatori ogni lunedì e, qualora dovessero superare il valore soglia regionale, analizzeranno l'andamento per fasce d'età, per poi adottare strategie di contenimento della diffusione virale. L'analisi per fasce d'età è raccomandata perché favorisce la scelta strategica. Il carnevale, ahimè, non ferma la voglia di trasgredire alle regole, favorisce assembramenti e caos per le strade cittadine di tutta la regione. In particolar modo a Salerno e provincia sono stati intensificati i controlli in strada, sanzionando tutte le persone che hanno emotivamente affollato i centri urbani. I controlli sono scaturiti dalle operazioni del questore della provincia di Salerno, in intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Finanza, e con l'importante contributo dell'esercito italiano e delle polizie locali, e con la stessa municipale di Salerno e la polizia provinciale. I risultati sono stati massimi: 1.080 persone controllate, 583 veicoli controllati e 248 esercizi pubblici con 31 persone sanzionate. Tra le sanzioni elevate, alcune riguardano persino un gruppo di giovani che aveva organizzato una sorta di picnic nel centro storico di Salerno, con consumo di cibo e alcol su delle scale, in orario poi prossimo al coprifuoco. Un ragazzo di 17 anni è morto per essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta nella notte a Formia, in provincia di Latina, tra Largo Paone e Ponte Tallini. Feriti anche due giovani di 18 e 16 anni, che però non dovrebbero essere in pericolo di vita. A quanto si apprende, il giovane è stato colpito con dei fendenti nella centralissima via Vitruvio, nei pressi di una nota paninoteca. Trasportato in ospedale, è morto dopo poco il ricovero al Dono Svizzero di Formia. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno iniziato subito a indagare e identificare tutti i partecipanti alla rissa. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, sarebbero almeno 10 ragazzi coinvolti, alcuni dei quali minorenni. Le indagini, sulle quali al momento vige il massimo riservo, procedono spedite. Gli agenti infatti hanno ascoltato nella giornata di oggi numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, fermando il responsabile. Si tratta infatti di un giovane proveniente dal Casertano. Troppo gravi le ferite riportate, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della povera vittima. Sottoposto a un delicato intervento, il 17enne aveva una vasta emorragia in corso, causata dalle numerose coltellate che non gli hanno lasciato scampo. Siamo in piena pandemia e pensiamo alle feste? Continueremo a verificare queste segnalazioni, a tenere alta l'attenzione. Non è il momento di festeggiare, cari concittadini. Chiedo a tutti il rispetto delle norme, non serve fare i furbi. In questo momento stiamo chiedendo ai ragazzi un grande sacrificio. Allora diamo il buon esempio noi adulti. Per strada possiamo passeggiare, ma con la mascherina, ha affermato Salvatore Di Sarno, il sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. Ricordo anche che non possiamo tenere riunioni e feste sia al chiuso che all'aperto. Siamo alle prese con le pericolose varianti del Covid. Sentiamo sul punto Claudio Russo, il comandante dei Vigili del Fuoco locali. Manteniamo alta la guardia anche perché, in vista dell'ordinanza sindacale di chiusura delle piazze, c'è la possibilità che in alcune ludoteche private possano essere organizzate feste di carnevale per i più piccoli. L'unità di crisi ci ha segnalato che c'è l'incidenza di 1 su 4 di questa variante inglese anche in Campania, pertanto abbiamo intensificato i controlli anche estendendo anche alle attività private, tipo ludoteche e sale per festa. Ad oggi il comune di Somma Vesuviana registra circa 180-190 positivi attivi,
ed è un dato da non trascurare, pertanto ci attiviamo su più fronti per i controlli anche in serata, per evitare aperitivi o feste sempre in locali che a volte abbassano le serrande e restano all'interno a festeggiare. L'ASL di Caserta ha diramato oggi il bollettino di aggiornamento relativo alla pandemia Covid sul territorio locale. Nella giornata di mercoledì 17 febbraio sono 128 i nuovi positivi a fronte di 2010 tamponi processati per un tasso di incidenza che scende di oltre 2 punti percentuali arrivando al 6,3. Il numero dei guariti è 173, 4 i decessi. Caserta in cima per numero di contagi con 243 casi attivi, seguita da Maddaloni con 205 e Marcianise con 181. Divulghiamo anche gli ultimi dati sulla campagna vaccinale sul territorio casertano forniti dall'ASL Terra di Lavoro. Con riferimento al primo pomeriggio di oggi sono 29.475 le prime dosi somministrate e 15.140 i richiami effettuati. Il sindaco di Verano Patenora, Bartolomeo Cantelmo, per cercare di limitare la diffusione del contagio Covid, ha preso due provvedimenti relativi agli istituti scolastici. Si dispone anzitutto la DAD per le scuole superiori presenti sul territorio comunale dal 17 al 27 febbraio. Inoltre la scuola dell'infanzia di Marzanello rimarrà chiusa da oggi a domenica 21 febbraio, con regolare ripresa delle attività il prossimo lunedì. Il sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, invece, per fronteggiare l'emergenza, ha disposto con ordinanza numero 63 del 2021 la chiusura di tutti gli istituti del territorio fino al prossimo 27 febbraio. Si dovrebbe riprendere, salvo diverse disposizioni dell'ente, dal prossimo lunedì 1 marzo. Parliamo anche di sport di Serie A. L'infermeria del Napoli risulta sempre più piena e non accenna a svuotarsi. Il tecnico Gennaro Gattuso deve fare la conta dei disponibili per le prossime partite. Oltre all'emergenza Covid, gli azzurri accusano anche le assenze per noie muscolari. Si inizia col portiere Ospina, che prima della gara con la Juve nel riscaldamento ha avvertito un risentimento all'adduttore. La difesa invece avrà l'assenza di Sam Manolas fuori un mese, da aggiungere le assenze per Covid, Koulibaly e Ghoulam riscontrate il 5 febbraio. A centrocampo Ott Demme, che dovrebbe rientrare per Napoli-Benevento. In attacco, rientrato Osimhen, out anche Lozano nel match con la Juve, sarà fuori almeno 3 settimane. A queste si aggiungono anche quella di Petagna, fermatosi durante l'allenamento e out almeno 12 giorni. Chiamati quindi dagli azzurri e convocati 6 giocatori dalla primavera in lista B per la sfida di Europa League domani contro il Ghana ad alle 21. Scelte obbligate per mister Gattuso, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e Fabian Ruiz, con Zielinski dietro la punta, Osimhen ai lati, Politano e capitani Insigne. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, dopo di noi alle 21.30 una nuova puntata di Focus Sanità. Buona serata!